Direttore, il tempo purtroppo ci è tiranno, abbiamo ancora un paio di minuti, però le faccio una domanda di carattere generale, che poi logicamente approfondiremo in questo nuovo viaggio di 12 mesi con lei e con gli amici di Solidarietà Veneto. Propositi per il 2022, su che cosa state lavorando o che cosa avete progetto di lavorare prioritariamente per questo nuovo anno? Sì, beh, diciamo, siamo un po' uno spartiacque, no? Se il 2021 è stato l'anno in cui abbiamo adottato un nuovo codice etico, la Carta dei Servizi, abbiamo avviato, ripreso il tema degli investimenti alternativi nelle piccole e medie imprese, nelle infrastrutture e così via, con il nuovo anno, diciamo, sicuramente sarà centrale il tema anzitutto dell'accreditamento, che stiamo aspettando dalla Regione risposta rispetto alla nostra domanda di accreditarci quali fondi di riferimento regionale. Chiaramente, se la risposta fosse positiva, il fondo si potrebbe fregiare di questo titolo che ci aspettiamo possa sicuramente avvalorare le nostre attività anche negli ambiti lavorativi diversi da quelli nei quali usualmente lavoriamo. Si parla addirittura per il 2022 di un nuovo silenzio assenso. Adesso Ah vedremo un po', ecco, a proposito di politica, no? Chiedevi prima sì. Claudio, se dovesse essere confermata questo intervento, questo impatterebbe in maniera molto, molto forte sulla previdenza complementare, quindi saremo tutti quanti ingaggiati a servire, in termini informativi, i lavoratori interessati a capire come orientarsi da questo punto di vista. Un altro dei temi, direi, su cui dovremmo lavorare nel 2022, vogliamo lavorare nel 2022, è quello della informazione per gli aderenti cosiddetti contrattuali. Stiamo parlando del mondo dell'artigianato, dove in Veneto sono circa 49.000 gli associati al Fondo Solidarietà Veneto. Stiamo parlando delle categorie della moda, dell'alimentare, quindi le pasticcerie, i panifici e così via. Ecco, questi lavoratori sono iscritti a Solidarietà Veneto, ma non versano il TFR, il contributo azienda, il contributo lavoratore. Sono iscritti con una quota contrattuale prevista sulla base di accordi regionali che potrebbe variare tra i 100 e i 300 euro annui. Bene, hanno in mano uno strumento che potrebbe consentir loro veramente di fare bene risparmio, ma molto spesso non viene utilizzato o spesso non lo si conosce, quindi c'è un grande lavoro da fare da questo punto di vista. L'altro aspetto, ecco, che su cui sicuramente lavoreremo nel 2022 è la prosecuzione dell'investimento negli alternativi, cioè nelle appunto piccole e medie imprese, infrastrutture e real estate, con l'obiettivo di diversificare al massimo il portafoglio del fondo, che diciamo, è un obbligo ancor più che in passato, proprio per difendere il risparmio dei cittadini veneti di fronte ad uno scenario complicato, soprattutto per il tema dell'inflazione. Beh, direttore, ci ha dato un'ampia panoramica di quello che poi approfondiremo nei prossimi 12 mesi. Allora, il tempo è terminato, la ringraziamo moltissimo per la disponibilità e per le utili informazioni che ci ha dato. Le auguriamo veramente un buon lavoro a lei e un buon anno a tutto lo staff degli amici del Fondo Solidarietà Veneto. Grazie al direttore Paolo Stefan. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.